Ancora un premio per il Museo Marta di Taranto per il secondo anno consecutivo da TripAdvisor, che viene premiato ancora tra le migliori attrazioni del mondo con la direttrice del Marta, Eva degli Innocenti, un riconoscimento per il grande valore che il museo ha per Taranto e soprattutto per tutto il mondo a questo punto. Direttrice. Sì, siamo molto contenti, intanto lo considero in primis un premio a tutto il lavoro che viene svolto con grande impegno quotidiano, abnegazione, lavoro di grande qualità da parte di tutti i lavoratori di questo museo e dallo staff del museo, che ringrazio perché è un premio soprattutto al lavoro di squadra, al lavoro collettivo e al lavoro di ogni singolo lavoratore, contribuisce a questo risultato. È il secondo anno che diciamo questo grande riconoscimento perché facciamo parte del 10% delle destinazioni del mondo che hanno questo importante premio, quindi un premio alla qualità del museo, è un premio soprattutto anche alle collezioni di questo museo, all'allestimento del museo che è stato fatto nel corso degli anni, quindi ringrazio tutti i colleghi che hanno preceduta in questi anni in questo museo. Ed è un premio anche a Taranto, direi. Quindi ha un'immagine positiva di questa città, finalmente, che non viene ricordata soltanto per gli elementi negativi, ma viene innanzitutto riconosciuta nella sua autorevolezza di destinazione turistica e legata a un turismo culturale. L'occasione è stata utile anche per capire cosa potrebbe accadere al Marta di Taranto in caso di addio di Eva degli Innocenti. Al momento questa è la situazione. Io oggi non posso dire soltanto una cosa, che il mio contratto è stato fatto in questo modo, per cui è un contratto che non è rinnovabile, era rinnovabile una sola volta ed è avvenuto. E poi vedremo che succede, insomma. Possono cambiare tante cose. Benissimo.